Senta un attimo, un'ultima cosa riguarda un Grillo, no? Che inspiegabilmente è diventato quasi leghista. Qualcuno l'ha paragonato addirittura a Borghezio. Dice: beh, assurdo il fatto che gli stranieri nati sul suolo italiano abbiano la cittadinanza italiana. Cioè, Beh, ma e di cosa ci stupiamo? Non è C'è da particolarmente Grillo, sorpreso. dice. Ma di cosa ci stupiamo? La demagogia scatenata ha le sue regole, ha le sue leggi. La politologia è una scienza, quindi si sa perfettamente che il populismo scatenato Sì. comporta alla lunga effetti apparentemente degenerativi, in realtà fisiologici, perché il populismo comporta invece che il ragionamento, lo spararla sempre più grossa per tenere la scena, Sì, lo sì. spararla sempre più grossa, ed è una legge intrinseca alle forme politiche. Anche La Grillo ha forma bisogno. politica del populismo deve giungere all'estremo per ruffianarsi il popolo. La demagogia non è tanto colui che guida il popolo, è colui che lo segue nei suoi peggiori istinti. E dunque Grillo non si sottrae a questa cosa? Che non è possibile sottrarsi. Un demagogo può partire anche dall'estrema sinistra, per così dire, ma finisce lì, finisce con il assecondare tutti i peggiori impulsi e istinti del popolo, della plebe. Questa è la legge del populismo, quindi non mi stupisce affatto che Grillo diventi come Borghezio, anzi è fisiologico che ciò avvenga.